Lo Statuto dei lavoratori fu approvato come legge numero 300 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 20 maggio 1970, 50 anni fa. Si può dire che sia il frutto di un iter che ha ricalcato 20 anni di maturazione dei rapporti socio-economici, politici e anche sindacali. Quella norma è quindi diventata un simbolo e un vero e proprio spartiacque perché affonda le radici nei primi anni 50, quando a fronte di comportamenti antisindacali da parte dei datori di lavoro si comincia a parlare della necessità di varare uno statuto che sancisca per legge i diritti e le libertà del cittadino lavoratore. Il 68 e soprattutto l'autunno caldo hanno impresso la spinta decisiva. Le manifestazioni, le rivendicazioni, in ultimo anche gli scontri, hanno convinto la classe politica del tempo che non si poteva più rimandare una legge sui diritti dei lavoratori. Noi vediamo perciò da un certo punto in poi che le trattative per il rinnovo dei contratti che regolavano il rapporto di lavoro di oltre 5 milioni di lavoratori, impiegati, operai in circa 45.000 aziende, si vanno a intrecciare con le discussioni parlamentari legate all'iter del disegno di legge governativo che era stato elaborato dal ministro del Lavoro Giacomo Brodolini, il quale a fine giugno del 1969 aveva proposto questo testo al governo di allora e subito il testo era stato incardinato nella Commissione Lavoro del Senato. Seguì poi però una crisi di governo nell'estate del 1969, i ministri socialdemocratici si erano dimessi. Fu varato un governo monocolore democristiano, ma soprattutto ci fu all'inizio di luglio la prematura scomparsa del ministro Brodolini, appena 49enne. Due fatti, crisi di governo e scomparsa del ministro, che potevano mettere fine alle velleità di tramutare il testo di Brodolini, sarebbe meglio dire a questo proposito, del suo braccio destro al Ministero, Gino Giugni, in legge, perché il vero estensore di quel disegno di legge di Brodolini era stato il professore di diritto del lavoro Gino Giugni. Intanto partiamo da quando Mariano Rumor, incaricato di formare il secondo governo, facendo a meno dei socialisti, per sostituire Brodolini al Dicastero del Lavoro, fu portato a pensare, sarebbe meglio dire, a Carlo Donat Cattin. Nenni, leader storico dei socialisti, annotò nei suoi diari che la nomina poteva considerarsi prevista ma non attesa, perché Donat Cattin era sì il nuovo leader della sinistra sociale democristiana dopo l'uscita di scena di Pastore. Nel primo esecutivo di Rumor, Carlo Donat Cattin doveva già essere nominato ministro della Sanità. Ma Donat Cattin era comunque un personaggio non proprio conciliante, occorre dire, non proprio allineato all'interno della Democrazia Cristiana. All'ultimo congresso aveva molto contribuito a frantumare la maggioranza dorotea del partito. Quindi l'offerta del Ministero del Lavoro poteva rappresentare sia un riconoscimento alla sua leadership all'interno di un'area politica ben precisa, ma anche per certi versi un'insidia. Donat Cattin accettò di buon grado la proposta, ovviamente, di occupare il dicastero del Ministero del Lavoro e scelse anzitutto la linea della continuità. Lui, che come Brodolini era passato dall'impegno sindacale alla politica, seppur militando in organizzazioni diverse, per certi versi antagoniste, anzitutto decise di confermare Gino Giugni a capo dell'ufficio legislativo e si espresse fin da subito per una linea di maggior spazio all'azione sindacale.
Dichiarò poi di voler portare avanti l'iter parlamentare del disegno di legge Brodolini, ma non con un testo blindato. In ogni caso, l'autunno caldo, che stava per esplodere, avrebbe cambiato radicalmente lo stato delle cose. Donat Cattin si trovò a dover far da tramite tra aziende e sindacati, portando avanti una precisa linea politica che di fatto favorì la trattativa per il rinnovo dei contratti nazionali. La sua principale intuizione fu che da quella fase di lotta non si sarebbe usciti senza un cambiamento nella distribuzione generale del potere. Secondo Giugni, il ministro del lavoro si fece garante del successo sindacale, lo scrisse in diverse occasioni. Come dire che quella di Donat Cattin fu una mediazione, potremmo dire non neutrale, ma tesa a valorizzare gli obiettivi perseguiti da una delle parti, ovvero quella sindacale, in quanto rappresentante diretta e in quel momento unitaria di tutti i lavoratori. Allora, questa digressione sulle vicende contrattuali è fondamentale per la connessione con il percorso che compì in Parlamento lo Statuto dei Lavoratori. Era sempre Donat Cattin a confrontare le richieste delle organizzazioni sindacali con quanto si discuteva nello stesso periodo in Senato. L'iter dello Statuto ricalcò quindi le tracce degli accordi sindacali, proprio perché gli emendamenti alla legge derivarono in larga parte dal processo di negoziazione. E a Donat Cattin va riconosciuto il fondamentale ruolo di mediatore e propulsore di una linea politica, che dalle vertenze dell'autunno caldo seppe trarre elementi per rendere il testo dello statuto più realistico e tecnicamente anche più corretto, più aderente a quello che stava succedendo nel paese. La legge determinò gli strumenti primari per garantire lo spazio sindacale nelle aziende, i diritti sindacali, l'assemblea in orario di lavoro, i principi disciplinari ebbero forza di legge, così come notevole fu il cambio di prospettiva in un altro ambito, in un tema molto importante come quello dei licenziamenti. Oltre a essere dichiarati nulli quelli antisindacali, si stabilì che fossero annullabili anche tutti quelli privi di giusta causa o giustificato motivo, con conseguente obbligo del datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro. Per l'epoca, lo capirete, una rivoluzione. Per la prima volta si poneva un limite reale al potere dell'imprenditore e si superava l'idea che il diritto del lavoratore al posto di lavoro potesse essere monetizzato. Da un punto di vista politico, l'approvazione dello statuto appare oggi come frutto di una congiuntura e di un clima per certi versi unici, che ho cercato peraltro di ricostruire nel volume Quando l'operaio diventa cittadino. Decisivo fu il confronto delle due filosofie da cui derivarono le idee di quello che avrebbe potuto e dovuto essere il contenuto della legge. Una prima linea di tipo garantistico, costituzionalistico, che fu la posizione sostanzialmente del Partito Comunista, ma anche di alcune correnti della CGIL, sosteneva che lo statuto avrebbe dovuto essere una normativa che ribadisse per i lavoratori i diritti civili garantiti dalla Costituzione. Garanzie quindi di carattere individuale e sradicamento delle prassi imprenditoriali che rendevano impossibili le attuazioni in generale di questi diritti. L'altra linea era quella di tipo promozionale, diremo. Voleva fare dello statuto una normativa incentivante del sindacato, per radicarlo nei luoghi di lavoro e attribuirgli una serie di prerogative al fine di consentirgli di tutelare i diritti dei lavoratori nel concreto delle vite delle aziende. E questa posizione fu fatta propria da alcuni giuristi che erano stati in passato vicini alla CISL e che, dopo aver fatto i propri principi più avanzati della scuola americana del diritto del lavoro, quella che aveva in particolare studiato, approfondito Gino Giugni,
si ritrovarono in un certo momento intorno a Brodolini e successivamente a Donat Cattin, proprio nel momento in cui si decise di presentare e discutere un disegno di legge. Brodolini e Donat Cattin ebbero un ruolo fondamentale per la sintesi che seppero operare tra normativa garantistica dei singoli lavoratori e normativa promozionale dell'organizzazione operaia. Del resto, non si sarebbe ottenuto lo statuto se non si fosse raggiunta una sorta di unità di intenti che portò poi, lo sappiamo, a una larga approvazione parlamentare. Un obiettivo raggiunto nel momento in cui fu da tutti avvertita l'esigenza di tradurre in legge una serie di diritti costituzionali da far valere all'interno di tutti i luoghi di lavoro. Allora, per comprendere come è stato possibile pervenire a quel risultato, è necessario superare alcune letture successive che sono state date allo Statuto dei lavoratori e anche ad alcuni processi disgregatori che hanno caratterizzato gli anni successivi all'approvazione della legge. In quel momento, parliamo dell'autunno 69, della primavera 1970, prevalse uno spirito di ricerca di ciò che univa e di attenzione al destino comune. E questa è una lezione, se vogliamo, perdurante di quel momento, di quel frangente della vita politica italiana. In quel momento la politica riusciva ad avere un ruolo forte perché si fondava su principi democratici che si sostenevano a vicenda e che avevano come obiettivo l'affermazione di maggiore libertà, dignità, uguaglianza, solidarietà, sicurezza sul posto di lavoro. Lo statuto quindi è scaturito dalla forza di una mediazione tra schieramenti che la pensavano in maniera diversa e il ruolo in quel frangente di governo e Parlamento fu un ruolo forte. Cioè non vollero ridursi a notai che nel migliore dei casi prendono atto di quello che accade nella società e lo istituzionalizzano attraverso la legislazione. D'altronde noi sappiamo che nel nostro ordinamento governo e Parlamento devono svolgere una precisa azione politica per sollecitare, consolidare i processi di rinnovamento che si possono sviluppare nel Paese, anche se necessario incanalando eventuali conflitti sociali, ma sempre nell'alveo di procedure democratiche. E questo è quello che accade in quel momento, nel momento dell'approvazione dello statuto, perché non dimentichiamoci che anche una stagione dove nasce, per esempio, la strategia della tensione. Il giorno dopo l'approvazione in Senato, in prima lettura dello Statuto dei lavoratori, succede Piazza Fontana, no? Eppure, nonostante queste tensioni, c'è su questo tema specifico una volontà politica di portare avanti anche rapidamente un testo di legge. Allora, lo statuto, in conclusione, si può definire una soluzione ampiamente condivisa a un problema di comune responsabilità istituzionale, resa possibile dallo sforzo convergente di dialogo maturato attorno agli eventi dell'autunno caldo. Chi visse quella stagione si rese perfettamente conto della necessità di dare delle risposte concrete alle esigenze dei lavoratori e le forze politiche e sindacali maturarono la convinzione di non poter rimanere più passivi di fronte alle richieste di cambiamento. Alla base dello statuto, se noi lo andiamo a leggere oggi, vediamo che c'è l'idea del lavoratore in quanto persona e come tale sottratto alla stretta logica delle esigenze produttive dell'impresa, per quanto il contesto economico di allora, molto florido rispetto anche ai tempi in cui viviamo oggi, abbia contribuito certamente anche a creare migliori condizioni per la realizzazione dei fondamentali principi costituzionali. Ecco perché lo Statuto dei lavoratori costituisce forse l'atto di maggiore portata nel campo della legislazione sul lavoro. Libertà e dignità del lavoro, secondo l'intenzione del legislatore di allora, dovevano costituire
i presupposti del potenziamento degli strumenti di rappresentanza e autodifesa dei lavoratori, identificati nel sindacato. E, allora, il tema del lavoro, si può in conclusione imparare questo dallo Statuto dei lavoratori, il tema del lavoro non è circoscritto, non riguarda semplicemente un segmento della vita umana, ma investe l'intera esistenza, è costitutivo dell'esistenza umana e riguarda l'intero destino di ognuno di noi. Lo sappiamo bene, il fallimento del lavoro può comportare conseguenze nefaste sulla pelle di chi lo subisce. E quindi la classe politica deve farsi carico di questa cosa e dare prova di questa consapevolezza che tra lavoro e civiltà esiste un nesso non solo possibile, ma doveroso.